La telecamera, no. L'isola dei cassi integrati, ci raccontate la vostra storia, da un blog a un libro, passando per la mobilitazione sociale di tante persone. Dobbiamo sintetizzare molto per raccontare tutta la storia dell'isola dei cassi integrati. L'isola dei cassi integrati adesso è un blog che racconta diverse vertenze in tutta Italia, proteste lavorative di lavoratori di settori completamente diversi, però è nata per raccontare una protesta atipica, quella degli operai della Vinyls di Porto Torres, che occuparono per ben 500 giorni l'isola dell'Asinara. Il libro Asinara Revolution racconta questa storia, una storia che può essere vista come un incontro di generazioni diverse, di padri e figli, di persone che mettono le proprie capacità al servizio di una protesta che è un qualcosa di più grande. Noi per esempio abbiamo creato un blog, era quello che sapevamo fare e l'abbiamo fatto anche con molta ingenuità, perché sperimentando, provando a innovare un po' le cose, abbiamo trovato l'aiuto di molte persone, un vignettista, un informatico, altri ragazzi che scrivono di altre vertenze di tutta Italia, e questo è un po' l'isola dei cassi integrati, un punto d'incontro di diverse generazioni, di persone totalmente diverse che però qualcosa in comune in fondo ce l'hanno. Torniamo al febbraio 2010, di crisi in Italia non se ne parlava e non se ne doveva parlare, e forse neanche noi ci credevamo tanto ci fosse questa crisi in Italia. Ora è sotto gli occhi di tutti invece com'è andata, e noi come tanti altri insomma, no, abbiamo cercato di raccontarlo in prima persona. Io sono figlio di un operaio della Vinyls in cassa integrazione, e in quel momento, all'indomani proprio dell'inizio dell'occupazione dell'ex carcere dell'Asinara da parte degli operai della Vinyls, abbiamo deciso di aprire un gruppo Facebook che poi nel giro di pochi mesi ha raggiunto i 100.000 iscritti, e da lì è nato il blog L'Isola dei Cassi Integrati, che esiste ancora oggi, e continuiamo a fare quello per cui abbiamo creato il blog, parlare di vertenze, di proteste di cui altrimenti non si parlerebbe. Scrivendo il libro, anche il libro è stato scritto a distanza, Michele stava ancora a Londra e io vivevo dove vivo ancora, a Madrid. Scrivendo il libro abbiamo rivisto tutto quello che era successo, tutto quello che avevamo fatto e tutto quello che avevano fatto gli operai, perché in quei mesi non c'era il tempo di fermarsi e di ragionare. Abbiamo iniziato con un gruppo Facebook che l'idea di raccogliere 1.000 iscritti, e pochi mesi dopo erano 100.000. Abbiamo iniziato scherzando sul fatto che saremmo riusciti a vedere quegli operai finalmente in un programma importante come Anno Zero, e ad aprile hanno fatto due puntate di Anno Zero dedicate alla Vinyls, quindi non c'era veramente il tempo di rendersi conto di quello che stava succedendo. Il libro è stato rivivere tutto quello che è successo, metabolizzarlo e dare comunque un finale a questa narrazione amara. Il finale è che l'avvertenza è ancora in corso, siamo pessimisti, ci siamo illusi per molto tempo che si sarebbe potuta risolvere, non grazie al blog, chiaro, però ci sono stati alcuni momenti positivi nell'avvertenza nei quali sembrava che ci fosse veramente un compratore per la Vinyls e che quindi si sarebbe chiuso tutto bene. Il libro racconta anche questo, il libro racconta la protesta degli operai e racconta anche il racconto che ne è stato fatto dai media, che poi è lì dove noi abbiamo lavorato in qualche modo, perché abbiamo cercato di far passare la nostra narrazione nei canali mainstream.